been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno. Siamo diretti a Ostellato e fra un'oretta arriviamo ragazzi e posizioniamo il tutto e ci mettiamo subito in pesca. Starò lì fino a domani sera, quindi sabato e domenica, due giorni, e ci proviamo ragazzi. E per me è la seconda volta a Ostellato, la prima volta sono andato 2 anni fa, ma non sono andato a carfishing. A carfishing è veramente la mia prima volta, quindi speriamo bene ragazzi, e comunque sia è sempre uno spettacolo. Siamo arrivati ragazzi, ora scarichiamo il tutto, ci torniamo dopo. Che paradiso ragazzi, Ostellato. Aggiornamento setup qui al canale, pescherò con questo pico pod della Caperlan Delkim con le scimmiette old school. Ho anche la centralina ATTX. Aggiornamenti, poi abbiamo la nuova culla della Starbait, qui la sacca di rilascio e il porta minuteria tavolino della Caperlan. Poi ho preso anche il bidoncino più piccolo della Caperlan, avevo già quello più grande che è lì. E niente, setup delle canne sempre l'Extreme 5, 3 libbre, 12 piedi e la solita tenda. Siamo qua ragazzi, sono là in fondo, si intravedono gli altri. Qualche bollata in acqua, si è vista? Sì. Veramente grande, Ostellato veramente grande. Ah, la carpa. Dai, ti vuoi fare di stare, Batto? Vuoi diritti? Ah, questo, peggio di me stamattina con l'amo nel dito, non puoi andare. Beh, se non c'è l'ardiglione non è un problema. E quando c'è l'ardiglione? Il problema è che il crunch è arrivato a metà dell'arcata. Aia, è lungo. È lungo, eh? Andiamo in ospedale. Oh, mano, vieni qua sempre e colpisci sempre te. Non sbaglio. Cosa? Secondo me il problema è. Fai bene, fai bene. Dov'è che non colpisci? Chi è dietro? Palo. Il palo è niente, d'accordo. Guarda quella. Ragazzi, abbiamo calato le canne e io posso dire di essere su un altro livello. Mi sono portato il ventilatore col power bank e funziona. Comunque, Manu ha già preso 2 carpe, 2 belle regine di media taglia. Allora, noi abbiamo lanciato una sotto riva col Tiger Mice e una dall'altra parte, laggiù in fondo, con le palline. Un assetto bilanciato e un assetto affondante. Ho pasturato con la stessa pallina, una al pesce, una fruttata, e adesso vediamo come procede. Ragazzi, fa un caldo atroce. Abbiamo avuto una partenza sulle Tiger bilanciata, la Tiger bilanciata con la spugnetta. Purtroppo sono andato per dargli la ferrata, ma niente. E adesso aspettiamo mezzogiorno,
Vediamo se parte qualcosa, se non parte niente, dopo pranzo riguardiamo un po' gli inneschi. Ragazzi, proprio adesso mentre stavo finendo di fare il terminale è partita, però non è partita a razzo, è partita lenta lenta. E al terzo quarto beep che ha dato ho provato a ferrare, l'ho appena sentita per un attimo e poi ha lasciato. Non lo so, comunque sto pescando con amo senza ardiglione, siccome per regolamento frega ostellato. Fino al 30 giugno non è possibile pescare carpe dalle 22 alle 5 e bisogna usare amo senza ardiglione, neanche il microardiglione. Quindi sicuramente il fattore amo incide, però anche c'è molto, veramente molto caldo e salti in acqua non se ne vedono. E sempre sulla canna Tiger e mais, e cucinate preparate a casa con lo zucchero. Si vede che piace. Ho rilanciato sempre allo stesso punto come da stamattina, ho ricalato e ripasturato un'altra manciata di esche di Tiger e mais. Ragazzi, siamo arrivati a sera. Il mio socio non ha preso niente ancora. Io dopo quelle due partenze del pomeriggio non ho visto più niente. E l'unico è Manu che stamattina ha fatto due belle carpe, e una dietro l'altra, nel giro di 10 minuti ne ha prese due. Poi caldo atroce, un caldo insopportabile. Forse l'acqua era troppo calda, le carpe non mangiano. Però adesso verso sera dovrebbero mangiare. L'unico problema che abbiamo è che essendo in frega, fra mezz'ora, cioè alle 22, dobbiamo alzare le canne. Quindi si riparte domattina alle 5. Io starò ancora un'altra metà giornata, verso mezzogiorno inizierò a chiudere il tutto. E niente ragazzi, ci proviamo, ci aggiorniamo se non entro mezz'ora domattina. Un giorno da ostellato, ragazzi. Andiamo a rimettere fuori l'attrezzatura. Stiamo fino a mezzogiorno più o meno. Vediamo cosa esce fuori.
stellato, così quando ti dà quelle occasioni da sfruttare a pieno, essere sicuro dei tuoi terminali, degli inneschi e ferrare ovviamente nel momento giusto. Abbiamo rimasto 4 ore di pesca e verso mezzogiorno saluterò Stellato, ma non è un addio, un arrivederci, perché comunque ci siamo promessi di ritornare anche qui. E perché il cappotto non ci piace.